Allora, sì, io sono Rossella Spatola, la mia azienda si chiama Teorema Mediterraneo, sono un'imprenditrice, produco prodotti alimentari, principalmente le condimenti disidratati per primi piatti, risotti, spezie, erbe aromatiche. Il mio percorso è stato un percorso non lineare, caratterizzato però da due costanti. La prima costante è stato il settore alimentare, appunto perché da parte di mamma avevo questo background, da parte di papà anche mio padre è siciliano e i miei nonni anche avevano dei mandorleti, degli agrumeti, per cui io sono nata e cresciuta nel settore alimentare. E un'altra costante della mia vita è sempre stata quella di voler fare qualcosa di mio, appunto di voler fare l'imprenditrice da sempre. Al di là del percorso accademico, quindi quello che è l'università, il master, corsi di lingua, eccetera, che ho fatto, ho cercato di fare quante più esperienze possibili, anche non sempre coerenti, ecco, anche sempre non nel settore che volevo fare. Ho lavorato per esempio in aziende grosse, così come ho aperto qualcosa di mio, ho aperto un ristorante, ho fatto esperienze di vita, di studio e di lavoro all'estero, ho importato prodotti alimentari in Brasile, prodotti italiani, e ho venduto anche aspirapolvere, insomma, ho fatto varie esperienze. Proprio per cercare di avere un bagaglio di conoscenze quanto più ampio possibile, che non fosse soltanto limitato, ecco, al lavoro in azienda e magari, non so, al lavoro di export manager, che è quello che preferisco, eccetera. Ho fatto tante cose, tante, qualcuna che magari in quel momento non c'entrava nulla con le altre, ecco, però. Poi alla fine ho capito che invece tutto serve, sono le esperienze che poi fanno il totale. Io credo che ognuno di noi ha una predisposizione naturale a qualcosa, no? Io per esempio ho una predisposizione naturale al commerciale, al marketing, all'innovazione, eccetera. Non avevo almeno competenze, ad esempio in parte amministrativa o di produzione, competenze che ho dovuto acquisire. Per cui se una persona già sa: voglio aprire un'azienda di vestiti. Io consiglierei di fare un percorso per concentrarti su quelle competenze che ti mancano, per fare quantomeno errori possibili. Ecco, io ad esempio ho avviato la mia azienda di produzione avendo un'ottima esperienza per quanto riguarda il commerciale, ma una scarsissima esperienza per quanto riguarda la produzione. Quindi magari se fossi andata lì a fare un percorso accademico, un corso a colmare di quelle lacune, avrei fatto meno errori nell'inizio. Però ognuno ha il proprio percorso, insomma, magari in quel momento non cioè, avevo fretta di iniziare, quindi non pensi a tante cose. Sicuramente quello che consiglio di fare, al di là di questo aspetto, è fare quante più esperienze possibili prima di aprire un'attività. Dipende, il bello del mio lavoro è che ogni giorno è diverso. Anzi, quando riesco a stare per una settimana intera in azienda, è come se, cioè, oh, che bello questa settimana, riesco a stare tutto il giorno, tutti i giorni in azienda. Per cui ti descrivo una mattinata tipo quando sono qui, perché io sono molto spesso in giro, tantissimo. Allora mi sveglio intorno alle 7:30, no, io non sono una che si sveglia alle 5 e fa yoga, non esiste, non ce la potrei mai fare. Mi prendo quella mezz'ora a letto in cui leggo le mail, raccolgo le idee. Quella mezz'ora per me è fondamentale perché inizio a pianificare mentalmente tutto quello che devo fare. Poi di solito cioè, passo in banca, vado dal consulente, passo magari dal fornitore di zona, ci sono quei servizietti che faccio sempre in giro. Arrivo in azienda,
faccio un passaggio in produzione, vedo se le ragazze hanno dei problemi, stanno mantenendo i ritmi produttivi, parlo col mio commerciale, vediamo eventuali problematiche del giorno da risolvere, perché ogni giorno ce n'è una. No, quando sono in azienda principalmente mi siedo scrivania vicino a tutti per capire le problematiche. Vabbè, di episodi ce ne sono tanti, però c'è il primo, diciamo, dove tutto ebbe inizio. 2 anni e mezzo fa, in seguito appunto al passaggio generazionale, ho iniziato a fare produzione e a strutturarmi proprio come un'azienda. Ho dovuto lasciare la vecchia sede all'improvviso e mi sono trovata con 2 collaboratrici, le mie prime, quelle storiche che hanno iniziato con me, 10 pedane di prodotti a trasferirci in un capannone che è quello dove siamo adesso, che al momento non era ancora pronto, cioè ma completamente zero, non c'era nulla. Quindi per evitare di star ferme 3 mesi e perdere clienti abbiamo messo dei container da interno dentro il capannone, producevamo e lavoravamo dentro questi container mentre tutta la squadra di operai ci mettevano la resina, pittavano l'impianto elettrico, cioè proprio tutto da zero. Ed è stato divertente perché c'era proprio un lavoro di squadra. È stato bello, sono stati 3 mesi molto faticosi, però con una carica, c'era un'energia lì dentro veramente bella. Abbiamo dei nuovi prodotti da lanciare, sicuramente altre ricette, altri prodotti, un'altra linea proprio di produzione nuova al di là di ampliamento di ricette, di linee già esistenti. E poi stiamo iniziando a valutare anche l'idea di aprire magari anche un piccolo punto nostro, un punto vendita. Insomma, c'è un progetto in mente, non so se riuscirò per il 2024, però ci stiamo lavorando.